Mancano 2 minuti alla fine di questo Cesena-Milan che vede il Milan ancora sullo 0-0 contro la squadra romagnola, al termine di una partita che ha visto decisamente, soprattutto nel primo tempo, un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni dei rossoneri. La squadra ha giocato in maniera lenta, mai nell'uno contro uno, non ha mai vinto i duelli, non ha mai impensierito se non con una punizione iniziale di Suso ben deviata dagli ardi, con il Cesena sempre bravo a raddoppiare, sempre bravo a nell'intensità dell'azione, è andato anche in gol, annullato giustamente ma per millimetrico fuorigioco. Nel primo tempo la squadra, mentre sto assistendo alle ultime azioni, vediamo se la squadra rossonera riuscirà a ribaltare, o meglio non a ribaltare, a portare a casa l'incontro in questo finale che la vede sempre sullo 0-0. Primo tempo con Piontek e Castiglieco là davanti, Suso dietro, Çalhanoğlu, Biglia e Borini. La difesa impegnata soprattutto dalla parte di Calabria che ha fatto fatica a limitare gli attacchi di quella fascia, su quella fascia. Vediamo adesso, niente da fare anche in questa occasione quando manca un minuto alla fine. E nel primo tempo, anzi è finita in questo momento, nel primo tempo dunque Milan insufficiente, Milan che non è riuscito a dare concretezza a una superiorità abbastanza sterile. Qualcosa di più si è visto nel secondo con l'entrata di Paquetà che ha dato qualità alla squadra, con l'entrata di Kessié, con la posizione cambiata di Çalhanoğlu che è andato a centro del gioco al posto di Biglia. Nel secondo tempo qualcosa in più si è visto, un'occasione con Castiglieco che non l'ha sfruttata come nel primo tempo, e poi un Milan che ha provato a chiudere con Suso da lontano. Anche Suso non ha brillato in maniera particolare, come Piontek che fa fatica a uscire da questa situazione che lo vede poche volte pericoloso sotto porta. Il Milan poi nel finale ha inserito anche André Silva, ha avuto 2 occasioni abbastanza limpide ma non è riuscito a chiudere. Insomma, un Milan abbastanza deludente sia nella manovra che nei singoli, un passo indietro dicevo, e lo 0-0 di Cesena non rispecchia l'incontro, anzi quando mancavano 7 minuti il miracolo l'ha dovuto effettuare ancora lui, ancora Gigio Donnarumma, che ha salvato un gol sicuro con il numero 9 della formazione di casa, che ha battuto a colpo sicuro a pochi metri, ed è stato Donnarumma con un riflesso ghepardesco a deviare la palla in corner. Quindi una partita che certamente segna qualche momento di preoccupazione per il prossimo match di campionato, il debutto a Udine, squadra troppo leziosa, troppo lenta e soprattutto sempre molto poco pericolosa in attacco. E dunque queste sono l'opinione, il bilancio per meglio dire di questa partita. Una partita poco divertente, siamo curiosi di capire dall'allenatore Giampaolo che cosa non sia andato bene. Certamente non è stato il Milan brillante che abbiamo visto nell'ICC, né il Milan un po' concreto che abbiamo visto contro i modesti kosovari. Dunque Milan che pareggia 0-0, una partita veramente poco divertente e spettacolare. Qualcosa in più grazie all'entrata di Kessié, Paquetà, Çalhanoğlu in mezzo. Lo stesso André Silva ha avuto 2 belle occasioni ma non ha concretizzato. Continua il momento difficile, per non dire altro, di Piontek. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Calore.